noi due con cucina che abbiamo voluto proporre questa serata con i quattro tartufi. Inizieremo dalla crema di patate, abbiamo utilizzato la patata di Vestrianova, la patata di Golga, la patata di montagna, bella farinosa. Buonasera, siamo al ristorante da Aldo, sono Pasetto Gagliano, cuoco e chef del ristorante e sono qui per presentarvi la serata che abbiamo dedicato ai tartufi minori. I tartufi minori sono tartufi che si prestano benissimo ai nostri utilizzi in cucina. Sto parlando del tartufo che abbiamo qui davanti, sto parlando del tartufo bianchetto delle valli di Rosolina, il tartufo nero pregiato, il tartufo nero invernale e il tartufo mesenterico. Il menù è stato strutturato, pensato anche per poter presentare queste materie prime, importanti materie prime, con prodotti comunque del territorio. Abbiamo iniziato con una crema di patate, le patate di Vestrianova, che è un comune qui della montagna veronese, abbinate al tartufo nero invernale. Abbiamo proseguito con il lovetto, con l'affunduto, lovetto al tegame, un classico abbinamento del tartufo, in questo caso presentato con l'affunduto di Monte Veronese e il tartufo bianchetto che si trova nelle pinete di Rosolina. Ecco qua, questo tartufo, il bianchetto. Come primo piatto abbiamo pensato di preparare un tagliolino di pasta fresca, è molto ricco di tuorli, per cui un tagliolino fatto con 30 tuorli per chilo di farina, la pasta bella intensa, e l'abbiamo abbinata al tartufo nero pregiato o tartufo di norcia. E per quanto riguarda invece il secondo piatto, abbiamo fatto un petto di faraona glassato, cotto a bassa temperatura, per cui molto morbido, succoso, presentato con il tartufo brumale, il tartufo mesenterico, che è il tartufo tra virgolette tra i quattro della serata forse il meno conosciuto e anche da alcuni considerato il meno pregiato, ma che utilizzato nella maniera giusta in cucina durante la cottura o sul fondo di cottura si è dimostrato interessante. Ecco, la serata ha avuto un momento anche divulgativo, abbiamo cercato di spiegare ai commensali la differenza fra un tartufo e l'altro, siamo stati aiutati in questo da Franco, il nostro tartufaio. Franco ha raccontato gli aneddoti della vita del tartufaio, per cui la vita con i cani su e giù per i boschi, questo è stato molto anche carino, interessante. Un'azienda vinicola ha dato i propri vini, l'azienda agricola Le Tende, un'azienda di Lazise, per cui le varietà del lago, il Custoza, uno Chardonnay, un Chiaretto e un Bardolino Superiore. Buonissima l'affluenza, grande risposta da parte dei nostri clienti, insomma, la serata è stata molto soddisfacente, ha raggiunto il proprio obiettivo, che era quello anche di dire non esiste solo il bianco. Tra l'altro la serata l'abbiamo anche intitolata Al di là del bianco, appunto per affermare quest'idea che il tartufo non è solo il bianco d'Alba, ma esistono piccole varietà che meritano attenzione e, sapute preparare bene in cucina, danno anche soddisfazione, insomma, ecco.